Buongiornissimo raga, ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video. Un'altra buona giornata per gli italiani nei mondiali di nuoto, con tanto di beffa, diciamo, perché Gregorio Paltrinieri domina per 1400 metri di 1500. Nella gara dei 1500 stile libero comincia subito nei primi 50 metri, subito all'attacco Greg, che prova a prendere il largo nei confronti di Romanchuk, ma alla fine finisce la benzina e il russo lo passa e riesce a vincere l'oro. Insomma, comunque un Gregorio Paltrinieri che si aggiudica l'argento. Un po' una beffa, perché comunque Gregorio Paltrinieri aveva condotto la gara e l'aveva dominata per 1400 metri. È mancata proprio negli ultimi 100 metri la lucidità per andare a prendersi questa medaglia d'oro, questa tanto agognata medaglia d'oro. Poi è ovvio, ragazzi, che comunque Paltrinieri adesso ha ampliato comunque i suoi obiettivi anche al nuoto di fondo, quindi avrà sicuramente perso qualche cosina nei 1500 stile libero, ma anche oggi, ragazzi, ha dimostrato comunque che a livello internazionale l'atleta romagnolo, ragazzi, ha tanto da dimostrare ancora. Nonostante l'oro olimpico, ha ancora tanta voglia di mettersi comunque a confronto negli 800 stile libero e nei 1500 stile libero. Sta dimostrando di essere un grandissimo atleta anche lì, e lo sta dimostrando anche di essere un campione, perché comunque uno che fa 1500 stile libero e poi ti fa quei risultati anche nel nuoto di fondo vuol dire essere davvero un fenomeno. Peccato oggi però comunque una bella medaglia d'oro, peccato perché manca sempre l'oro, perché arriva un'altra medaglia per l'Italia nella 4% stile libero, guidata da Federica Pellegrini, che ottiene la 50esima medaglia internazionale in carriera, una carriera ricca di successi, impreziosita oggi con questo bronzo nella 4%. È davvero un bel bronzo con Federica Pellegrini, che trascina le azzurre ad un grande risultato di rilievo appunto nei mondiali in vasca corta di Hangzhou. Insomma, l'Italia che arriva a questa domenica con 3 argenti e 3 bronzi, manca l'oro, manca il guizzo dorato per l'Italia, ma insomma un mondiale che per ora si può comunque definire soddisfacente. E il nuoto, dopo i tantissimi bei segnali emersi agli European Championship di agosto, si sta dimostrando e confermando su altissimi livelli anche in questi mondiali. Quindi ragazzi, peccato per la beffa, ma comunque grande Gregorio Paltrinieri, e sono convinto, ragazzi, che alle prossime Olimpiadi ci saremo da divertire, ci divertiremo sicuramente, perché tra i 1500 stile libero e tra il nuoto di fondo, ragazzi, Greg ovviamente ci farà come sempre divertire, il nostro campione, e sosteniamolo. Forza Gregorio Paltrinieri, ma ovviamente forza anche Federica Pellegrini, e bravissime tutte le ragazze della 4% stile libero, brave, brave davvero a ottenere questo bellissimo piazzamento. E noi, ragazzi, lasciate tanti mi piace al video, condividete questo video, lasciate un commento qua sotto per sapere cosa ne pensate, una marea di mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Forza Italia ovviamente nel nuoto, perché siamo forti, ragazzi, siamo forti, abbiamo un grande movimento e lo stiamo dimostrando una volta per tutte. E noi arrivederci, ragazzi.